Abbiamo fatto una grande prestazione, vista insomma, il momento, visti ancora gli indisponibili, gli infortunati, i giocatori che sono andati via. Quindi la rosa ancora non è completa, però i ragazzi hanno dato l'anima in campo, siamo ritornati ad avere quel trend agonistico che ci ha contraddistinto fino a questo momento, abbiamo affrontato un'ottima squadra che è quella del San Nicolò, potevamo portarla a termine con una vittoria se avessimo raddoppiato in due occasioni, però non ci siamo riusciti, anche loro hanno avuto... Insomma, hanno avuto qualche occasione. Presidente, parliamo un po' di questo calcio mercato. Giulianova che è stato rimodulato, voi però avete risistemato in qualche maniera il discorso relativo agli over. Sì, sì, abbiamo portato gli over da 11 a 9, penso che sia un numero consono per l'obiettivo di questa società, sono andati via dei giocatori che hanno fatto molto bene nel girone d'andata, che ci hanno aiutato a conquistare questa posizione, però ne abbiamo presi altri, più giovani di età, con caratteristiche diverse, ne prenderemo qualche altro giocatore nel mercato di gennaio e quindi risisteremo la rosa per fare un girone di ritorno nella maniera migliore possibile. Quindi i tifosi possono stare tranquilli? Ma i tifosi secondo me non dovevano mai non essere tranquilli. Il Giulianova farà un campionato più che positivo, cercheremo di arrivare alla fine nella Coppa Italia, che è una competizione a me molto cara, ma penso che in questo momento insomma, i quarti di finale di Coppa Italia sono un traguardo prestigioso che abbiamo raggiunto e faremo in modo e metteremo a disposizione del mister una rosa adeguata per andare avanti in questa competizione. Mister Antoniozzi, per la seconda volta ha sostituito Cudini in panchina, è stato un pareggio diciamo giusto, primo tempo per il Giulianova, secondo tempo il Notaresco ha prestato molto di più. Sì, siamo probabilmente il primo tempo a favore dei locali e poi nella ripresa siamo venuti fuori alla distanza e abbiamo fatto secondo me una buonissima prestazione. Poi su questi campi per noi è sempre un po' difficile, no? Venire qui in un ambiente caldo e comunque siamo contenti del pari. Potremmo fare forse nella ripresa alla fine qualcosa in più. Nella terza gara nel giro di una settimana, però alla fine i ritmi sono stati sostanzialmente alti, anche fino alla fine. Sì, possiamo dire che poi nella ripresa siamo andati ancora meglio, quindi la fatica si sentono un po' per tutti. Però poi nella ripresa li abbiamo chiusi lì, di là del cambio di modulo abbiamo cambiato qualcosa, ma poi di fondo abbiamo tenuto gamba, quindi va bene qui, va bene così. Ha esordito Colonna, e condizioni Dalmazzi? Dalmazzi adesso valutiamo, probabilmente un piccolo risentimento, non dovrebbe essere nulla di grave, però per precauzione l'abbiamo tenuto a riposo in anticipo.